Ormai da 15 anni in appuntamento fisso e irrinunciabile per coloro che si apprestano a pronunciare il fatidico sì. Torna Trani Sposi, una tra le prime rassegne in Italia ad essere interamente dedicata al mondo del matrimonio. Da domenica 29 ottobre a mercoledì 1 novembre, i giovani promessi potranno godere di un'incantevole passeggiata tra le vie del castello di Trani, ammirando abiti da sposa e da sposo, trucco, acconciature, bouquet, composizioni floreali e tanti altri aspetti, tutti rigorosamente legati al mondo del wedding. A promuovere la rassegna Trani Sposi è l'agenzia ML Eventi di Michele Lattanzio. Tra le novità di questa edizione il progetto Wedding Tourism, nato dall'esigenza di accorpare ristoranti, alberghi, wedding planner, fotografi, dimore storiche, con l'obiettivo di avviare collaborazioni verso mercati europei ed extraeuropei. Per dare un supporto alle aziende del territorio, precisamente della BAT, per organizzare matrimoni dall'estero nelle sale ricevimento della BAT, coinvolgendo e facendo una specie di trainer per portare questi matrimoni. Sto parlando non solo delle sale, ma anche dei fotografi, delle agenzie viaggio, bomboniere ed altro. La rassegna Trani Sposi è stata anche l'occasione per riflettere sul ruolo rivestito dalla Puglia in ottica di attrattiva turistica e di promozione del territorio. La Puglia è il nostro territorio, abbinando a quelle che sono le bellezze anche storiche, artistiche, architettoniche, culturali, è diventato meta di matrimoni anche di persone che provengono da tutte le parti del mondo, e questo significa che esercita un'attrattività legata, ripeto, rispetto alla ricettività del luogo, ma anche rispetto alla professionalità degli operatori. E bisogna investire sempre di più per cercare di alimentare questo mercato e per sostenere coloro che professionalmente sono dediti a questa attività, in modo tale che possa diventare un grande volano occupazionale ma anche di indotto per tutto il territorio.